pollo terrorista. Neccio, ti muovi per favore? Si fa questo video? Sì, arrivo. Dai, lo sai Vita ci tiene, eh? Siamo anche testimoni. Ma che c***o dici? Aspetta un attimo, Cari Vita e Miriam, come state? Ma siete sicuri di quello che avete fatto? Beh sì, se no non avrebbe senso questo video. No? Che bello, Vita. Il cerchio si chiude. Ma ti immagini Vita se avete trajo il Kinder Buena anche alla Miri? La Maria collassava. A proposito, ma la tua mamma si è ripresa dallo shock? E ste c***o di partecipazioni, l'hai data tutto o no? Vita, ma quanta c***o te la dovevo fare per arrivare fino a qua? Cioè, te ne rendi conto? E quante avventure hai dovuto superare insieme ai tuoi amici fidati, cioè la Fifia? Cioè io, il Testa e il Rosa. Ovvio! Le avventure con i Boy Scout, le schietate a Scandicci, le mitiche soste Pastina. Sì, grazie, grazie. È un cremino! Un cremino, è un cremino. E le vacanze insieme, quanti ricordi e quante emozioni. Vita, ma ti ricordi la vacanza a Parigi? Finalmente la tipica al completo, un'esperienza istruttiva dove abbiamo ritrovato noi stessi. Te lo ricordi l'amico, Vita? E i pellegrinaggi, dove sempre nascono nuovi amori. Vita, posso venire a pesciare a casa tua? Per favore! E poi cos'è successo? Le nostre vite piano piano si sono separate. Io mi sono sposato, il Testa pure e Rosa anche. E tu sei rimasto da solo, caro mio. E un forte brivido ha scosso la tua vita. Ora che fare? Matrimonio? Seminario? Pippicca! Ti manda via! Ti manda via! Il Vita si incazza se lo E quando tutto sembrava ormai perso, è apparsa una persona incredibile. Ma no, quella! Lei! Una persona speciale che ti ha fatto capire qual è la tua vera vocazione, anche se avendo il seminario dentro casa era abbastanza scontato capire quale fosse, no? In particolare è stata colpita da una cosa di te. Questi! Avete visto che gengibre c'ha lo sposo? Non che si notino molto, Perché la Miriam è una ragazza bella, intelligente, sicura di sé, ma soprattutto con un forte senso dell'umorismo. Vita, te lo ricordi quando tu mi chiedevi delle donne, tu volevi sapere che dovevi fare e io ti dissi lascia fare? E te t'ha capito, lascia il fare. Miriam, ma l'hai fatta la scorta? Ma come, di cosa? Di questo. Tranquilla Miriam, i melograni non te li toccherà nessuno, sono qui custoditi al sicuro. Vita, ora tu gli devi insegnare un po' di parolacce alla Miriam. Ah, Miri, finalmente la camera da sola. Ah no, c'è Andre. Comunque è andata così. Ed oggi è il grande giorno. E noi tutti siamo contenti per voi. Ma bando alle ciance. È giunto il momento di godervi questa vita insieme. E a nome di tutti vi dico auguri Vita e Miriam. Auguri Vita e Miriam. Manda via. Camera. Auguri Andrea. Ciao. Tanti auguri Andre! Tanti auguri Miri! Auguri! Tanti auguri Andre, tanti auguri Miriam! Uno, devi dire auguri Vita e Miriam. Dai, sbabato. Aio! Auguri Andre e Miriam! Tanti auguri Miri! Auguri Andre e Miriam! Tanti auguri Andre e Miriam!
vita. Miri. No. Lo fate. Tanti auguri, Andre. Paura sposo. Auguri. Viva gli sposi. Auguri. Vita e Miriam, auguri. Tanti auguri. Auguri, auguri ragazzi. Ciao, auguroni. Ciao, 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 ciao. Auguri, auguri. No, ora via, così no. Grande vita. Auguri, Andrea, auguri, Miriam. La vita è Miriam. No! Viva la vita di Miriam. No! No. Auguri, vita e Miriam. Sposatevi in fretta a Porto San Giorgio, vi aspetta. Oh, Andrea e Miriam, congratulations. And the next year, the baby. Rosa, quanto ti scoccia un fai testimone? Occhio perché da qui si controlla tutte le notti. Allora Andrea, sono molto contento di questa giornata. Ti ricordo solo una cosa, fai ragazzo serio perché quel furgone a 9 posti è già prenotato per te. Cerca di non perdere tempo perché poi si perde la cabana se no. Che bella la montagna, vita! Andrea, mi raccomando, mi raccomando, fai per bene. Kill the pain, take it out.